Mario, che fai? Mi sto preparando per uscire. Devo incontrare la mia collega per un progetto importante. Io farò delle chiamate per la vacanza in montagna che faremo nel fine settimana. I miei genitori hanno messo a disposizione il loro camper, ma voglio vedere se ci sono anche delle case in affitto ancora disponibili. Bene, scusa se non posso aiutarti, ma devo proprio lavorare tutto il giorno per risolvere tutti i problemi prima di poter partire. Certo, non preoccuparti. Nel pomeriggio vado al centro commerciale per comprare le cose che mancano, soprattutto un paio di occhiali da sole e gli scarponi da sci per le giornate sulla neve. Perfetto, punta a comprare tutto il necessario prima della partenza. A dopo! Buongiorno Maria, ho organizzato questa riunione per l'analisi della situazione dell'azienda. Sì, ho preparato un report per questo incontro. Vedo, questo progetto è destinato al fallimento senza dei cambiamenti. Dobbiamo mettere in vendita dei nuovi prodotti per essere competitivi. Questo è il documento che ho preparato per il rilancio dell'azienda. Dagli uno sguardo e dimmi cosa ne pensi. We can use some prepositions to indicate the goal, the aim, or the purpose of an action or object. We use the following prepositions. Per is the most used. For example, ha lavorato duramente per costruire il suo impero economico. Viaggio per fare esperienza. Per realizzare questo progetto è servito tanto tempo. We can also use da. For example, ho comprato un paio di occhiali da sole. Avrai bisogno della tuta da sci. Mio padre aveva un fucile da caccia. We can also use in. Questi libri sono in vendita. Per le vacanze prenderò in affitto una casa al mare. We can also use the preposition a. For example, ha fatto tutto mirando al successo. Quella società è destinata al fallimento. That's all for this lesson. If you like this video, don't miss the next ones and subscribe to the channel. See you in the next lesson.